Quando faccio rap, frate, sono pericoloso. Nel momento in cui lo facciamo come un centro vacanze, saremmo stupidi a non farci pagare. Ma noi ci crediamo che è un percorso di liberazione lo scouting. Questa esperienza ci tocca, vi ha toccato sulla pelle e ci tocca dentro. Si parla di esperienze, ma più che parlare si vivono esperienze. Allora, questo è quello che proveremo a fare in questi 7 giorni, passando per tantissime cose. È esattamente una questione di allenamento dei sensi, che oggi, ci dicevamo camminando, non sono allenati. E questo è lo scouting. Ecco perché da questa bellezza passeremo ad un altro tipo di bellezza. Qui è più facile riconoscerlo. E se non siamo noi i primi a fare tutto questo proprio sulla nostra pelle, a giocarlo ogni giorno, difficilmente riusciremo a proporlo. Io ho visto il volto di Cristo, nei senza fissa dimora, nei tossici, negli abitanti del quartiere. È l'ultimo quello che ti dai là, perché l'ultimo ha bisogno dell'altro, ha bisogno della condivisione. Ancora c'è una relazione umana, senza relazione umana non cambieremo un fico secco. Qui un ragazzo non va più a scuola, ma sapete perché? Perché dice: Mauro, io ho bisogno dei soldi, la mia famiglia non ha soldi. In contrapposizione si è creata una rete. Guardiamo il quartiere con altri occhi. Noi non pensiamo che spazi come questi debbano servire a togliere i bambini dalla strada, anche nei momenti più tragici, cioè le strade sono le nostre, le piazze sono le nostre. La persona con cui lavoriamo non può essere isolata dal suo contesto di vita. Cominciare dai piedi vuol dire inserirsi in un territorio in profondità. Tutti hanno la dignità di persona e allora loro si sono messi al servizio di questa dignità. Oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione, dell'inequità. Questa economia uccide. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate, senza lavoro, senza prospettive, senza via d'uscita. Si considera l'essere umano in se stessa come un bene di consumo che si può usare e poi gettare. Ma come fa a citare governi che vi danno la scuola, la sanità, il terzo settore? Senza ritegno, abbiamo sporcato il campo di rosso e consumato ogni compromesso. Ci hanno venduto pane e promesse in prima linea col falso ideale. Ogni volta lanciati nel fuoco, abbattuti a poco. Io non sarò l'appuntamento, possono forte chiamare il mio nome. Non sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza, siamo carne da cannone. Fumo, fumo, guazzaglia.
Ma io ho la stessa visione del mondo, gli stessi soldi, e in più ho la forza della comunità e ho un metodo. Quante cose posso fare? Non entriamo nella cultura dello snobismo borghese. Siamo capaci a dare ai nostri clienti la coscienza di non essere così? Fabrizio, batti il pugno dallo schermo.